familiari legati alle logge massoniche presenti nella Casa Savoia, asservite alle plutocrazie mondiali. Rendiamo omaggio al più grande filosofo italiano del Novecento, Giovanni Gentile, di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario del vile assassinio da parte dei gattisti rossi, proprio lui che si batteva per conciliare le opposte fazioni tra italiani. Rendiamo omaggio ai militi fascisti, ai sacerdoti, alle ausiliarie e a tutti coloro che per i loro ideali furono barbaramente massacrati dai partigiani comunisti, prima e dopo la fine della guerra, e alle vittime civili dei bombardamenti anglo-americani. I partigiani comunisti perseguivano un disegno rivoluzionario che, se si fosse attuato, avrebbe negato agli italiani superstiti ogni legittima libertà politica, religiosa ed economica. L'Italia, per nostra fortuna, non diventò una colonia sovietica, ma da 70 anni è una colonia statunitense, con 113 basi militari disseminate sulla penisola. I governi che si sono succeduti in 70 anni hanno dovuto piegarsi ai voleri geopolitici e strategici degli USA, ed ogni tentativo di autonomia politica, militare ed energetica è stato stroncato, partendo da Mattei, passando per Moro e Craxi fino a Berlusconi. La stessa festività del 25 aprile, che viene fatta passare per festa resistenza, in realtà ricorda l'insediamento del presidente Truman, il boia di Hiroshima e Nagasaki, alla Casa Bianca, e fu imposta all'Italia dagli USA. La Repubblica Sociale Italiana, un governo che in uno stato di necessità riuscì a gettare le basi per la piena realizzazione della dottrina sociale del fascismo, che con il Manifesto di Verona sancì la socializzazione delle aziende e la ripartizione degli utili tra imprenditori e lavoratori. Una soluzione più che mai attuale di fronte ai fallimenti del comunismo e del liberalismo. Il Manifesto di Verona prevedeva altresì una repubblica presidenziale, con l'elezione diretta da parte del popolo del capo dello Stato. Una soluzione di attualità di fronte al caos del parlamentarismo, ai privilegi della casta partitocratica e agli abusi di un presidente non eletto dal popolo e per di più legato ad interessi stranieri. Furono 800.000 gli italiani che al nord si arruolarono nelle forze armate della Repubblica Sociale Italiana, di fronte ai 32.000 che si unirono alle formazioni partigiane. A distanza di quasi 70 anni, rinnoviamo l'appello alla conciliazione nazionale, fortemente voluto da uomini come Gentile e Almirante, affinché il popolo italiano ritrovi la sua unità e la sua forza di fronte all'Europa dei banchieri e all'invasione di masse di extracomunitari che ne minacciano la sicurezza del benessere. Dio salvi la nostra patria. Sergio Lunauti.